In questi giorni in Emilia-Romagna si parla di argomenti molto importanti per la vita di tutti i cittadini. Infatti, stiamo discutendo proprio in questi giorni la proposta di legge sul reddito di cittadinanza. Siamo in approvazione e in votazione di bilancio che appunto verrà approvato entro la fine di dicembre, pochi giorni prima di Natale. E per chi ha seguito le vicende degli ultimi giorni, abbiamo appena approvato in Regione Emilia-Romagna la nuova legge sui servizi all'infanzia e sugli asili nido. Legge con cui noi del Movimento non eravamo assolutamente d'accordo, perché rischia di non aiutare i cittadini dell'Emilia-Romagna, non allargare i servizi, abbassare la qualità dei servizi ed essere l'ennesimo strumento di aiuto agli amici degli amici. Noi oggi cosa proponiamo? Una misura molto semplice ma che può essere di fondamentale importanza per molte famiglie in Emilia-Romagna: la gratuità dei servizi all'infanzia per le famiglie che sono sotto la soglia di povertà relativa, cioè azzerare completamente le rette degli asili per chi si trova in difficoltà in questo momento. In questo modo noi vogliamo aiutare le famiglie che hanno un momento di difficoltà, essere vicini comunque ai nostri bambini, dando gli stessi diritti di partecipazione al percorso educativo e alla vita sociale. Questo è il vero modo di aiutare i cittadini. Speriamo che il Partito Democratico per una volta accolga le nostre proposte.